Buonasera a tutti. Siamo alla trasmissione di che cosa stiamo parlando. È una brevissima introduzione di una videoconferenza fatta ormai il giorno 7 di marzo. E per fortuna siamo riusciti a farla il 7 di marzo perché l'8 di marzo sia i locali dove abbiamo svolto questa videointervista e sia la possibilità appunto di poter svolgere questo tipo di trasmissione non sarebbe stato più possibile. Quindi, ecco, con piacere e anche una punta di soddisfazione che vi trasmettiamo questa intervista al dottor Michele Leoni, presidente della Corte d'Assise di Bologna, che in questo caso presenta un suo libro. E ci tiene a ricordare che questa presentazione del libro è un atto di divulgazione liberale che vuole fare lui, non è certo per indurre all'acquisto del suo libro, che fra l'altro si può trovare in molte biblioteche in giro per l'Italia, direi, sicuramente in Emilia-Romagna. E quindi niente, non aggiungo altro. Ringrazio la radio dello spazio. E invito la regia a mandare questa video intervista al dottor Michele Leoni, che tratta del suo libro Perché la giustizia sono riflessioni di 30 anni di lavoro di un giudice magistrato. Grazie e buon ascolto. Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di avervi ritrovato qui in Radio Science, all'interno del programma di che cosa stiamo parlando. Io sono il dottore Piero Cortini e ho il piacere, davvero il piacere, di poter presentare in questa occasione, all'interno di un prestigioso palazzo della cultura della città di Forlì, sapete che sono romagnolo e comunque lo sentite, e di poter intervistare un forlivese d'eccellenza, secondo me, che oltre che essere stato è un grande romanziere, e principalmente è qui con noi per questo, perché parleremo di questo libro che è già stato presentato in biblioteca Forlì, non più tardi di ottobre-novembre dello scorso anno. E vi garantisco che ero presente, c'era la fila fuori, perché apprezzate in città molto, e non solo, come romanziere, e si riconosce la peculiarità e voglio dire, l'impegno professionale di un giudice, ex magistrato, di un giudice che si mette alla prova letteraria. Ma nello stesso tempo ha costruito questo libro che infatti sottotitolo che magari non viene in video, ve lo leggo direttamente, Esperienze e riflessioni di un giudice, per la Giappicelli Editore, che è una casa editrice che fa monografie giuridiche. Michele Leoni, che vi dico esattamente chi è dal retro del libro, Michele Leoni, questo signore qua, è presidente della Corte d'Assise di Bologna, è autore di monografie giuridiche, di saggi giuridici divulgativi e di numerosi romanzi. Per questo lo abbiamo richiesto qui. È stato docente di psicologia giuridica all'Università di Bologna. Questo mi permette il gancio o l'aggancio con la presenza del dottor Nanni Franco, che già conoscete la Science, se andate a vedere una vecchia intervista estiva del 2018, o 17, 18, 18, dove veniva presentata l'attività di romanziere di questo dottore, che è un psicologo clinico come professione, che
che ha lo studio privato, quello di San Lazzaro di Bologna, ma è un fornivese d'origine, come si dice in Romagna, posso permetterlo, aveva fatto un po' i bambini insieme, cioè siamo tanti ragazzi insieme, io sono stato a casa sua all'università, abbiamo fatto un viaggio insieme che ci è rimasto un po' nella memoria e abbiamo lavorato, abbiamo avuto interesse comune, la musica soprattutto, perché questo signore è anche musicista, e vabbè, altre cose, il cinema, la musica, la cultura. Abbiamo sempre trovato qualche motivo per non annoiarci, e questa è una cosa bella, ed è un valore. Bene, quindi il dottor Franco Nanni ci darà una mano, perché espressamente si è interessato, ha accolto questa mia richiesta di darmi una mano a fare questa intervista, e ha letto il dottor Meoni, e quindi questa è una cosa intervista colloquiale, speriamo piacevole per voi. Scusate la lungaggine e partiamo direttamente con l'intervista. Quindi stavamo dicendo che si tratta di questo libro, e questo libro io lo presento direttamente, se potete seguirci e ascoltarci, con le parole direttamente dello scrittore. Ho recato questa frase qui, che non è banale. La norma, andiamo con un giudice, la norma vorrebbe essere astratta, ma la giustizia, il titolo ricorda, è quale istituto interrogativo, ma la giustizia è tutt'altro che asettica, mi chiederemo. Per questo giudicare, qui nella descrizione del libro, per questo giudicare il proprio simile può essere cosa assai ardua. Spesso infatti ci si scontra con drammi umani e loro molteplici differenze morali, che poco hanno a che fare con la durezza, l'inesorabilità della norma scritta e con l'inefficienza di un sistema che non è all'altezza. Punto. Ricordo brevemente, lascio la parola volentieri a Franco, se vuole intervenire. Michele Leone, presidente della Corte d'Appello di Bologna. Tassisa, non è bello, solo Tassisa, basta quello, milioni di pagine, scusate, è presente la Corte d'Assise di Bologna, è autore di monografie giuridiche, di saggi giuridici divulgativi di numerosi romanzi, è stato docente di psicologia giuridica all'Università di Bologna. E quindi Franco, tu che hai letto il nostro ospite qui, che cosa ti ha colpito della scrittura, fondamentalmente, essendo voi insomma, parimenti scrittori di romanzi, che cosa ti ha sorpreso, comunque ti ha motivato a essere qui adesso con noi? Mm-hmm. Grazie. Ma per me la cifra del libro è insieme di contenuto e di forma, cioè queste descrizioni di incontri, no? Sono degli incontri, certo. Con dei destinati a essere condannati tendenzialmente. O comunque sono lì per quello, certo. Qualunque sia l'esito della sentenza, ma sono lì perché si dice che hanno compiuto qualche tipo di reato. Certo. E però è quello che mi ha proprio lasciato una memoria calda del libro è l'incontro con queste persone, no? Quindi uno in particolare con un vecchio, diciamo, ladro criminale che quando il registratore si inceppa, lui si prende una soddisfazione, no? Sì, quindi, più preciso è sì, c'è una deposizione che va registrata, ma c'è qualche problema. Registrazione, è venuto oggi, ringraziamo qui Giovanni, che è venuto appositamente e ci fa le riprese, perché abbiamo avuto un problema tecnico con la telecamera, succede. È il destino del libro, no? Anche lì c'è una deposizione che viene registrata, ma c'è un problema tecnico con il registratore, e quindi lì l'incontro prende anche un carattere un po' surreale, quasi commedia, in quel caso diventa quasi commedia, no? Però ecco, questi incontri anche con persone sofferenti, con persone
con delle storie molto complicate, e quindi la parola pure di interrompere in questo senso mi ha colpito veramente fortemente la storia di quella coppia bosniaca. Sì. Mamma mia, ragazzi, c'è la coppia che mi ha incontrato, ma due parole se ne vanno. Sì, dunque era l'intento della guerra di ex Jugoslavia, due bosniaci marito e moglie che erano arrestati per furto nel supermercato. Furto nel supermercato? Sì. Per farlo? Se si trattava di un ingegnere, un insegnante. Sì, un ingegnere. Due persone laureate, professionalmente molto formate, che a un certo punto avevano dovuto fuggire dalla loro terra perché la casa era in fiamme e non si poteva più vivere, quindi per sopravvivere in terra straniera senza altre parte si sono dovuti dedicare al furto. E aggravante è stato che la moglie era incinta del suo bambino. Ah. E dopo io mi sono chiesto ovviamente cosa sarebbe capitato a me se fossi dovuto fuggire, certo, dall'Italia, certo, e cercare di sopravvivere in una terra straniera, tra l'altro con la complicazione che mentre queste persone avevano una laurea che era anche spendibile dall'estero, perché una laurea in materia letteraria o in ingegneria si può anche, con quelli che hanno spazio, trovare all'estero, una laurea in giurisprudenza, io non ne faccio niente all'estero, perché io conosco solo l'italiano, quindi la mia situazione sarebbe stata ancora più grave. La sua modestia, no, guarda, sì, dottore, è proverbiale. Beh no, questo non è questione di essere modesti, qui si tratta di essere oggettivi. Certo. E quindi casi come questi dove purtroppo si è costretti a incarcerare le persone perché non possono andare agli arresti domiciliari perché nessuno li può ospitare, diciamo che il diritto inevitabilmente finisce per stridere con la realtà, con l'umanità e quindi anche con la giustizia, ma le storie come queste ce ne sono tante, storie in cui la giustizia non coincide con i diritti, a cui il rigore della norma scritta va a pregiudizio dell'essere umano perché non ci sono soluzioni alternative. Ma quello dei rapporti fra giustizia e diritto credo che sia un problema irrisolto e che forse non si risolverà mai. La legge è uguale per tutti, hanno detto che la giustizia sia uguale per tutti, mi ricordo anche una frase di una canzone di De Gregori, no? Cercare la giustizia e incontrarsi. Ah, la legge sono due cose, bellissimo. Sono due cose differenti. Giro il tempo, fantastico. Questo naturalmente lo posso dire dopo oltre 35 anni di magistratura con il bagaglio dell'esperienza, perché magari quando si è giovani, si è freschi di studi, si è anche entusiasti, non si è inquinati dal disincanto, allora si pensa di poter correggere il mondo, comunque di fare egregiamente la propria parte, poi dopo si vede che questo è in tanti casi è possibile, come ad esempio non so nelle cause di separazione matrimoniale dove i coniugi purtroppo si fanno la guerra per i figli. Qualsiasi intervento la magistratura adotta è comunque un intervento che avrà dei risvolti negativi, si cerca di fare ordine, ma non si risolve la situazione. Molte volte la giustizia di diritto fa irruzione nelle famiglie, nelle vite private, però non è detto che questo sia la sanatoria. Poi ovviamente oltre a questo c'è anche la lentezza cronica del nostro sistema civile e penale che si risolve poi in una sostanziale ingiustizia, perché per quanto riguarda l'ambito civile un giudizio anche per l'economia, perché tante imprese che hanno i crediti hanno bisogno di riscuoterli velocemente.
sufficiente per poter proseguire l'attività. Se questo non succede, se ci vogliono anni e anni e anni per avere una pronuncia anche solo in primo grado, è chiaro che dopo le aziende vanno in crisi. Per quanto riguarda il penale, sia gli imputati sia le cosiddette persone offese, cioè le vittime, hanno bisogno di una giustizia veloce. L'imputato perché non deve rimanere per anni e anni, per dire a vita, sospeso sulla spada di Damocle di un giudizio, e le vittime perché normalmente hanno il diritto di essere, di vedere riconosciuto il torto che hanno subito, anche di essere risarcite. Infatti io dico sempre che la giustizia deve essere, è come la misericordia, per essere effettiva deve essere la luce. Questo apparentamento con il concetto di misericordia legato all'azione laica dello Stato, o no? Dico male? Sì, qui lo spirito di questo libro che è completamente laico. Profondamente laico. Come il suo autore, secondo me. Posso permettermi di dirlo? Non lo so. Ma io credo che la religione sia un fatto eminentemente personale. Appunto. Del quale si mancherebbe di... No, io dico semplicemente che è laico perché si occupa dei problemi della società, perché la giustizia, quando la giustizia non funziona, non esiste società, si torna all'omini lupus. Permetto, sono da sociologo, dottore, la interrompo, perché si rompe esattamente quello che ha senso in assoluto e ci giustifica come cittadini che paghiamo tasse e andiamo a votare. Punto, cioè si rompe il patto sociale, sì, esattamente sì, in questo punto qua. Sociale, certo. Oh no, dico male. Questo passa dalle azioni giuridiche che hanno soluzioni veloci e positive, in qualunque modo. Poi non so, ma se no si rompe il patto sociale. È sempre stato bene il patto sociale, oggi ragazzi. Scusate, ragazzi, a tutti gli ascoltatori, il patto sociale è sospeso oggi, questo è gravissimo, perché c'è questa crisi umana, politica, ma esattamente questo, e guarda caso l'azione di governo, tutti i governi, gli ultimi 15 anni, no, nel senso che, proprio in questo senso qui, ma la carriera, caso su questo, sulla realizzazione di norme sicuramente. Questo volevo dire, ci mancherebbe. Cioè, i magistrati che parlano di politica sinceramente non rientrano nella deontologia. No, ma neanche quelli che secondo me scrivono, ma si interessano di qualcosa dei gialli e scrivono dei gialli giudici, ce ne sono tra colleghi, per vedere, per farsi dei selfie, non è il caso di dire le adesso qualche giallo l'ho scritto anch'io, come autore venduto non sono conosciuto, ma la cosa sicuramente non mi interessa, ma direi. Vediamo se c'è qualcos'altro. Certo, andiamo avanti, Franco. Quel capitolo legato a un film e a un personaggio, Robert Redford, se ti va, no, se te lo ricordi, avevo una questione che era molto vicina al discorso. Prego. Da un lato le storie difficili delle persone che è un aspetto che abbiamo già esaminato, dall'altro è quando invece l'intreccio, potremmo dire, con la psichiatria, con persone che hanno, da un certo punto di vista, potrebbero essere refertate come capaci di intendere i volere. Tuttavia, è un esempio anche l'ultimo attentato di due giorni fa in Germania, tuttavia capaci di intendere i volere sì, ma con delle deviazioni importanti, di solito sono disturbi di personalità, quindi strutturazioni di persone che hanno una lunga storia di paranoia, per esempio, oppure di individuazione del nemico, e anche lì siamo un po' in limiti, no? Quindi
ponevo questa problematica dove al posto del bosniaco in difficoltà c'è la persona con una storia psichiatrica ma che ha commesso un delitto. Sì, questo è un tema molto molto scottante e io mi sono occupato moltissimo di serial killer. Non in ambito professionale, perché non me ne sono capitati, a livello proprio di informazione e a livello di studio. E lì il tema diventa scottante, perché la linea di discrimine diventa proprio evanescente. Un serial killer che avverte questo impulso, a volte ineludibile, a uccidere, può essere capace di intendere di volere o comunque capace di volere o no. Allora, qui bisogna fare una considerazione di fondo. È chiaro che se si allarga lo spettro della non punibilità, che poi si risolve in una irresponsabilità, c'è anche un pregiudizio per la società. Allora, analizziamo il serial killer. Il serial killer è una persona che si rende perfettamente conto del disvalore sociale e umano dell'atto che sta per compiere. Tant'è che abbiamo avuto esempi di serial killer dotati di un'intelligenza straordinaria che tendono a farsi beffe dell'autorità inquirente, magari a volte depistandola, mandando messaggi. E queste sono persone lucidissime, che sanno che se compiranno quell'atto verranno ricercate e diventeranno un obiettivo. Quindi sono in grado di concepire una strategia. Non sono persone che soffrono di un distacco critico dalla realtà, da una distorsione. E quindi sono persone che, agli effetti del diritto, sono capaci di intendere di volere, perché una cosa è il disturbo psichico, una cosa è l'incapacità di intendere di volere. Sono due categorie diverse che operano, insistono su binari diversi, non possono assolutamente coincidere, perché il disturbo psichico oggi, che diciamo una certa, un certo pudore sociale è diminuito, sappiamo che di là il disturbo psichico, quanta gente prende antidepressivi, quanta gente prende ansiolitici o anche semplicemente un ipnotico per dormire. Perché? Perché la società è diventata estremamente competitiva, perché si tende a essere spersonalizzati, si deve per forza obbedire a dei modelli, ci si sente sovraccaricati di aspettative. E quindi l'essere umano, la psiche, non regge. E si ricorre quindi al supporto farmacologico. Tutte le volte che uno ricorre a una pastiglia o a delle gocce, si dovesse ritenere che questo è reso di incapacità di intendere di volere, la società non è avanti. Pure il dottore, per favore, non è questo. I numeri parlano, le statistiche, mi permetto, quando ho fatto due esami di statistica, cioè sono dirimenti in questo senso, quanta gente. Ma sono anche dal punto di vista di giurisprudenza. In America ci sono statistiche proprio di una progressività quasi esponenziale dell'utilizzo dal vecchio Prozac, di cui fino a tutte le benzodiazepine, parlo di questo, che a livello sociale accettato ormai, fa parte della normalità, ma non lo è in assoluto, no? Però comunque di fatto quello che dice il dottore. Sono anche farmaci salva vita, insomma, anche questo. Assolutamente. E più che altro quello che ho cercato di mettere in risalto è che il nostro sistema penale vieta la cosiddetta perizia psicologica, cioè quella sul carattere, sul vissuto. Perché? Perché c'è sempre stata una diffidenza da parte delle diritti nei confronti della psicologia, perché si teme che uno psicologo usurpi nell'attività giurisdizionale il giudice, cioè possa arrogarsi la persona colpevole o meno, perché io ho accertato che ha questa storia. Ma questo è un grosso equivoco perché l'eventuale ruolo dello psicologo nel procedimento penale, che ovviamente oggi è vietato, dovrebbe servire per graduare la pena. E questo è un discorso molto importante, perché la Costituzione dice che la responsabilità è penale. Se la responsabilità è penale, cioè se la responsabilità è personale, la responsabilità penale è personale,
e la pena tende alla rieducazione, anche la pena deve essere personale, cioè personalizzata, per cui l'intervento del psicologo è molto, molto importante. Se no, chi è che deve analizzare e valutare la struttura psicologica dell'imputato, di cui non si sa niente, molte volte si è solo il certificato penale, il giudice, che però all'università non fa neanche un esame di psicologia. Questa è una grossa struttura, secondo me, nel sistema. Perché un'intervista da parte dello psicologo, una cosiddetta intervista all'imputato, potrebbe fornire degli elementi di valutazione molto, molto importanti. Però esiste questo retaggio che deriva, il nostro codice penale nel 1930, quindi deriva da un'epoca, sì, deriva da un'epoca in cui, ripeto, vigeva un'ideologia statolatrica, per cui statolatrica, che quindi non vedeva di buon occhio qualsiasi possibile attentato alla rigidità delle istituzioni e a quel principio che è la certezza del diritto, che è molto difficile che in realtà sia fermo. Sì, tanto negli anni 30 anche la psicologia avrebbe avuto veramente molta difficoltà ad avere voce in capitolo, già è difficile oggi, sì. Ma oggi abbiamo un'infinità di strumenti in più. Un secolo fa non c'erano cattedre di psicologia a quei tempi, e io mi ricordo che il primo libro di psicologia della testimonianza, che è una materia che dovrebbe essere studiata invece di Cesare Musatti, che è stato allievo di Freud, e in Italia si è affermato molto dopo, quindi c'è un ritardo culturale da parte del diritto penale rispetto alla realtà, che purtroppo perdura. No, perché Cesare Musatti, che è stato il traduttore in Italia secondo Freud, non so niente dire, piccolo, perché lei giustamente si è più. Io l'ho letto 30 anni fa. E era il collega del professor Fattori, che anche lui, come ha detto lei, era laureato al Cattolico di Milano in filosofia, è diventato psicologo del lavoro, Renato Rozzi, che ha scritto Psicologia Operai, va bene, ma ha scritto sulla base di quale esperienza di selezione del personale, sia di base ma anche applicata, cioè di ingegneri, alla Olivetti, Adriano Olivetti. Ha conosciuto il Musatti, che è la base di quella. La psicologia si applica in tanti ambiti, questa è psicologia del lavoro, certo. E secondo me bisognerebbe applicare al processo penale, non esiste che debba rimanere fuori. E mi rifaccio sempre a un esempio letterario, delitto e castigo. Il giudice Porfiri interroga lo studente Rasconico che aveva ucciso due usurai e non inquisisce, lo induce a parlare di sé e basta, senza fare domande che possono tirare in ballo la sua responsabilità. E dopo questo lungo colloquio, che praticamente è una partita a scacchi, Rasconico esce e matura la decisione di costituirsi confessore. Adesso non dico che tutti debbano diventare dei giudici Porfiri, però dovrebbe essere un esempio illuminato, un esempio portato dalla letteratura che risale a 150 anni fa, 170, ecco. Perché io insisto, c'è un ritardo culturale. Assolutamente. Bene, io mi permetto, d'accordo con Franco, di fare un po' la chiusa di questa veramente interessante comunicazione sociale che questo signore, il dottor Leoni, ci ha regalato, con la collaborazione del dottor Nanni nell'ambito psicologico, e direi di fare la chiusa, invitandovi ovviamente a trovare una biblioteca in Italia,
direi, questo libro. Sì, vorrei dire una cosa. Prego. Lo spirito di questa trasmissione non è stato vendere il libro, ma semplicemente colloquiare e diffondere questa idea. No, signore. Dottore, non fa parte della mia per Radio Science siamo noi, siamo la radio libera, ci permettiamo che dove non circola assolutamente denaro, e quindi ci mancherebbe. Non sono abituato a fare pubblicità per queste cose, mi interessa invece parlare per diffondere i problemi della giustizia, perché ritengo che la sensibilità sociale debba essere informata, è un fatto di corretta informazione. Grazie. Esattamente questo era il punto a cui volevo arrivare, quindi avevo nel testo due parole che concludevano o riassumevano un po' questa chiacchierata con l'esempio e la collaborazione di un tema che fondamentalmente è informazione corretta e anche invito a tutti di pensare a queste tematiche come cittadini, dei quali se non sei informato subisci le conseguenze delle storture di un sistema che, come il dottor Michele ci ricorda, purtroppo ha delle carenze e dei ritardi culturali. Questo è il punto. E su questo direi che possiamo concludere, ma col sorriso sulle labbra, perché siamo contenti di aver fatto questa esperienza. Siamo in un bellissimo palazzo, potete vedere qui attorno, e poi dopo Giovanni, il nostro operatore, ci farà vedere, con un soffitto affrescato davvero davvero pregevole, e quindi che cosa salva l'uomo in vita, nonostante le problematiche pesanti a volte di quello che vive come cittadino? Beh, l'invito che vi ho sempre fatto all'informazione sempre e al valore della cultura e dell'arte. E qui siamo in un palazzo dedicato, che ci sta di fornire proprio alla cultura. E quindi questo è il taglio, dottore, per cui io l'ho invitato, quindi lei ci ha regalato pillole di esperienza, assolutamente esperienza, ma alla fine che diventano appunto, con questo tramite della telecamera, informative per tutti, alla portata di tutti. Noi, la prossima settimana saremo sul canale Facebook della radio, sul canale YouTube, quindi alla portata di tutti, chi vuole. Noi sapete che copriamo le nostre 12 radio web federali, non fisicamente perché siamo sul web, però insomma, fisicamente sono persone che sono presenti da Treviso a Cortona. E quindi l'Emilia Romagna è nel mezzo, qui abbiamo a che fare con il giudice della Corte d'Appello di Bologna, e quindi con questo io sono felice di aver fatto questa esperienza, e con questo concludiamo. Grazie a tutti, alla prossima trasmissione. Di che cosa stiamo parlando? Miro Cortini. Ciao.